Ciao Valeria, io ho un ricordo bellissimo di una prima dell'Uomo Nero di Sergio Rubini qui a Bari e ricordo appunto che di averti vista molto commossa alla fine della proiezione. La mia domanda è appunto, ti piace rivederti e riesci a goderti il film senza pensare all'interpretazione? Perché molti attori invece preferiscono non riguardarsi. Perché appunto magari si concentrano su... Allora, mi piace guardarmi sempre meno, perché sai, poi crescendo, invecchiando, hai meno piacere a guardarti, perché vedi i tuoi cambiamenti, quindi un attore è il suo corpo, e questa cosa dell'invecchiamento, un po' per quanto voglio, non ci penso mai niente in giro, mai. Non ho proprio, anzi. Con l'età mi sono anche liberata un po' dal fatto di voler essere bella o... Non ho più quel problema mentre giro, ma rivedendomi un po' mi fa impressione. Essere uno schermo. Quindi mi guardo meno volentieri di prima, poi però mi piace vedere i film, non solo per me, quindi ero commossa, forse ero commossa perché... Era un film che commuoveva molto Sergio, che lo riguardava molto, e quindi mi ero commossa perché era commosso lui, non so come dire, c'era qualcosa di, anche nella nostra amicizia. Poi è un bel film, e poi forse ero commossa perché in quel film sono bella. Sei sempre bello. C'è un grande direttore della fotografia che mi ha fatto veramente bene, io non mi succede sempre. Hai preso a distanza di tempo due volte la Coppa Volpi, cioè la Coppa della miglior attrice al Festival di Venezia, nel 86 con Storia d'amore di Maselli e nel 2015 per Amoposto di Gaudino. È incredibile questo percorso. Nessun artista ha avuto così due volte la Coppa Volpi. Forse Shirley MacLaine, mi hanno detto quando l'ho vinta che Shirley MacLaine e Isabelle Huppert l'hanno vinto una volta ognuna per sé e poi un'altra volta in exequo insieme. Quindi, però io sono quella che l'ha vinto da sola. Da solo, due volte da solo. Comunque è bello vincere a Venezia, è bellissimo, è veramente bello. Sei contenta per i tuoi cari, sei contenta per tutti, ti mette una gioia. Insomma, non direi la verità se dicessi che ci va bene, no, è bello quel momento. Sì, poi la premiazione a Venezia è sempre un momento...